Ministro Bussetti, cosa mi combina? Ministro Bussetti, cosa mi combina? Ma si è perso alcuni passaggi. Lo sa che negli ultimi anni la Lega non è più la Lega Nord? È a conoscenza della svolta lepenista, nazionalista del partito guidato dal caro leader Matteo Salvini? Niente. Matteo Salvini ha fatto una svolta, ha rotto con il passato, ha rotto con la Lega di Bossi, non sta più gridando che puzza, cani, napoletani, non sta più insultando i terun, non sta più insultando i meridionali, non è più la Lega secessionista, la Lega di cui lei fa parte è la Lega nazionale di Salvini. E cosa mi combina lei? Lei, di fronte dei giornalisti, alla domanda cosa si può fare per colmare le distanze tra nord e sud in ambito scolastico, in ambito formativo, lei cosa risponde? Serve lavoro, impegno, serve maggior impegno, maggior sacrificio, maggior lavoro. Ma la sua risposta contiene una neanche tanto implicita riflessione sui terun che non lavorano, allora, che non si sacrificano. La colpa è dunque degli insegnanti meridionali, dei dirigenti scolastici meridionali. La colpa è della pigrizia, di un'indole indolente del meridionale. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Conosce, ministro Bussetti, l'inconscio. L'inconscio spesso ci tradisce. Si chiamano lapsus freudiani, si chiamano proprio emersioni di inconscio quando meno ce lo aspettiamo. E lei dunque alla domanda del giornalista ha risposto in maniera tutto sommato sincera, in maniera verace di pancia, che serve lavorare di più. E dunque non c'è un problema di infrastrutture, non c'è un problema di servizi, non c'è un problema di fondi, non c'è un problema comunque strutturale, ma c'è un problema umano di pigrizia. Io ci aggiungerei: c'è un problema di disoccupazione, c'è un problema di criminalità, ci sono tanti problemi che incidono nel sud Italia, non che la criminalità non sia presente nel nord Italia, anzi, ma c'è un problema di manovalanza che la criminalità recluta in molte aree del sud Italia, tra anche gli studenti che abbandonano gli studi, perché purtroppo non sarà un caso, ma Napoli, Palermo sono tra le città con il maggior numero di abbandoni scolastici prima della licenza di terza media, a meno che non vogliamo dire che questi abbandoni sono dovuti all'indolenza, alla pigrizia, all'inettitudine, all'incapacità, alla non voglia di lavorare degli insegnanti meridionali, delle maestre meridionali, degli insegnanti, professori, dirigenti scolastici. È così, signor Bussetti, lei ha commesso un errore gravissimo, perché il suo partito è un partito ormai nazionalista che si è alleato con un'altra forza di stampo nazionale che è molto radicata nel sud Italia, tra l'altro, ha commesso un grave errore. E come se ne esce da questo grave errore? Non certamente con le bugie del tipo hanno estrapolato una frase. Ma cos'è questa questione dell'estrapolato una frase? Le parole hanno un significato. Le parole significano. Le parole sono pietre, un tempo sarebbe detto. E lei ha detto delle parole ben chiare, non estrapolate da un contesto.
estrapolate da una domanda, riferite ad una domanda. La domanda era: cosa si può fare per colmare la distanza tra nord e sud all'interno del sistema scolastico, all'interno del sistema dell'istruzione? Cosa si può fare per dunque migliorare l'offerta formativa, i percorsi didattici, l'istruzione all'interno delle scuole del sud Italia? E la sua risposta è stata: non servono fondi. No, no, anche con un ghigno che sembrava, non so, Zampetti, il papà della ragazza della terza C, sembrava un Jerry Calà, un Umberto Smaila, sembrava appunto uscito da una commedia di quart'ordine, non so, mi dica lei, con un sorriso è un poebete, va, nessun soldi, nessun finanziamento, nessun risorse. Serve lavoro, sacrificio, già, perché la scuola nel sud Italia ha dei problemi dettati al non impegno, al non sacrificio da parte dei docenti. Dicevo prima, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Siamo in presenza dell'ennesima stupidità di un ministro di istruzione. Io lo continuo a ripetere: per diventare ministro di istruzione probabilmente in Italia bisogna essere un po' stolti, sciocchi, impreparati, io direi cialtroni comunque, perché quando si arriva dall'istruzione stessa, come è la sua storia, forse si dimentica immediatamente l'esperienza scolastica. Lei forse vive un po' troppo all'interno della burocrazia di scuole o del Ministero del Nord, probabilmente, perché non ha contatto forse più con il mondo dell'educazione, con il mondo di chi fa scuola, di chi entra in classe, di chi prova a fare scuola con i ragazzi, di chi accetta la sfida educativa. Esistono nel mondo della scuola, come in tutti gli altri settori del mondo del lavoro, persone più preparate, meno preparate, che si impegnano di più e chi insegna di meno. Io non penso che tutto ciò sia su base etnica, culturale, territoriale, per dirla in maniera semplice. Non penso che l'insegnante di Bergamo insegni meglio di più perché di Bergamo è quello di Catania, a meno che non ci muoviamo lungo quella tradizione interpretativa. Il bergamasco lavora di più di un napoletano, va bene, e uno di Brescia lavora più di uno di Catania, e uno di Verona nato a Verona e non un meridionale arrivato a Verona, chiaro? No, ritorniamo alla teoria delle indole etniche, indole razziali. Allora, se questo, ma altronde il suo partito dà del pigro pelandrone nulla facenti agli immigrati che arrivano persone spesso con lauree, persone che lavorano poi nei nostri cantieri, persone che fanno le pizze, persone che fanno le badanti, fanno le pulizie, però il punto di partenza è vengono per delinquere, poi vengono e lavorano. Ripeto, parliamo di un partito che considera tendenzialmente gli atti di delinquenza legati a questioni etniche e razziali, come Cesare Lombroso, grande comunque intellettuale, grande luminare, dati i tempi, parliamo di fine 800, come un Cesare Lombroso però del XXI secolo. Allora, calabrese delinquente, marocchino spacciatore, napoletano pigro che non ha voglia di fare niente, gay pedofilo o comunque gay immorale, tutta una serie di ci manca poi andare verso appunto l'ebreo complottista, l'ebreo banchiere. Siamo tornati a questa Italia, dunque il sud pigro, indolente, pelandrore, invece gli insegnanti del nord, efficaci, efficienti. Guarda, io sono piemontesissimo da N generazioni, pertanto non ho nulla da rimproverare alla mia storia, ma non ho neanche da rimproverare alla storia di tantissimi altri lavoratori di altre parti d'Italia, perché le differenze non sono etnico-razziali, le differenze sono di tipo politico e sociale. Le differenze sono di tipo politico-sociale. Gli uomini si dividono, signor Bussetti, signor Salvini, tra chi ha e chi non ha, tra chi sfrutta e chi è sfruttato, tra chi è più ricco e chi è più povero. Queste sono le differenze che contano, che la politica dovrebbe andare a sanare, non la politica dei nazionalisti, dei razzisti o anche dei
liberali, liberisti che amano anzi ampliare le differenze, no? Questo è il problema. Ma ricondurre tutte le questioni sociali, economiche, culturali a questioni poi etnico-razziali, di divisioni territoriali, ridurre tutto a ciò significa lavorare per aumentare le differenze nel mondo ci dividiamo per questi motivi, perché ci sono poveri cristi che scappano, perché ci sono quartieri, periferie in cui è molto più difficile fare scuola, va bene, perché ci sono persone che fuggono dalla guerra e persone che invece vivono in pace, nell'opulenza, perché sono persone che sfruttano, persone che sono sfruttate, vi mancano alcuni elementi fondamentali della politica, della società, dell'economia, per comprendere. Allora ecco che l'ennesimo ministro ovviamente già la maturità che avete elaborato la racconta lunga, va bene? La dice lunga, racconta molte cose. Qui vi dimostrate ancora una volta quello che siete, sotto incompetenti, cialtroni, se ben viene, come detto, altrimenti in questo caso razzisti e discriminatori. Dovrebbe dimettersi, in un paese in cui non si dimette nessuno, che sia il governo Renzi, Monti, Berlusconi, che sia il governo Pinco Pallino o il governo Conte, non si dimette mai nessuno in questo paese. Dunque è colpa dei giornalisti, è colpa dei social, è colpa di chi non capisce. Le parole, dicevo prima, sono pietre. E lei ha detto delle cose pesantissime che andrebbero ovviamente spiegate in un consenso però di magari giornalisti non addomesticati, ma di giornalisti che in maniera libera e critica riuscissero magari a incalzarla con alcune domande. Invece siamo anche nell'epoca in cui i giornalisti vengono infatti sedati sul nascere, cioè si va in consessi televisivi in cui di fatto sono pochi ormai i giornalisti che cercano in maniera critica di stimolare un dibattito, una discussione, far emergere crepe, luci e ombre del dibattito politico. Questo è il sistema della scuola italiana. Ripeto, un ministro di bassissimo profilo pronuncia queste frasi inquietanti e tutto andrà avanti come se nulla fosse. Bussetti dovrebbe, in ordine di leggere il contrappasso dantesco, finire ad insegnare in una scuola, appunto a Palermo, a Catania, a Siracusa, a Caltanissetta, ma basterebbe anche una scuola, per me va benissimo, di Torino, di Milano probabilmente, già capirebbe molte cose. Però siccome la frase erano rivolte agli insegnanti del sud, dovrebbe andare nelle scuole, nelle strutture, va bene, con palestre inagibili che crollano, va bene, questo dovrebbero fare i ministri, andare un po' a scuola, non nelle scuole verniciate a nuovo per quando vi è un'inaugurazione, bisogna appunto fare questo lavoro, andare nelle scuole. Bussetti dovrebbe partire, andare a una bella scuola di Foggia, insegnare, pensare, no, che poi quella scuola, la colpa di eventuali difficoltà, deficienze, mancanze rispetto a una scuola di Como, una scuola di Vercelli, una scuola, dite voi, di Savona, siano dovute alle pessime abitudini pigre degli insegnanti, perché questo le ha detto, non servono più fondi, ma è normale, abbiamo aule inagibili, ma servono solo impegno e lavoro, mancano laboratori linguistici, ma serve più impegno e più lavoro, mancano infrastrutture, ma serve più impegno e più lavoro, c'è disoccupazione, ma serve più impegno e più lavoro, criminalità, ma serve più impegno e più lavoro, dispersione scolastica, più impegno e più lavoro soltanto, non progetti, fondi, strutture, no, quello non serve, quello è appunto un surplus, è una inutilità. Questo ministro che lei ha detto, ciò che lei ha detto è gravissimo, ma passerà ormai tutto in sordina, perché siamo in presenza di un governo di gaffer, ma come era già un governo di gaffer quello anche Renzi, perché Renzi era un personaggio, no, che spesso non faceva gaff su gaff, va bene, in italiano o in inglese, ma continua, a mio avviso peggiora ulteriormente la preparazione di molti ministri, cioè siamo in presenza di personaggi improvvisati che parlano, dicono senza sapere bene quello di cui stanno parlando, ma chi si importa, tanto le competenze non servono, le conoscenze sono
diventano ormai inutili e soprattutto non c'è un'idea di scia di fondo da costruire. Questo vale per tutti i governi, perché tutti i governi degli ultimi 20 anni, ma anche più, di questo paese non hanno un'idea di società e dunque non hanno un'idea di scuola, o meglio hanno un'idea di società tendenzialmente di disuguaglianza, di arricchimento, di squalismo, di cinismo, e allora va bene una scuola che continui a perpetuare questo modello sociale. La scuola deve essere un luogo di mobilità sociale che aiuti i ragazzi a entrare nel mondo del lavoro, nel mondo delle conoscenze, nel mondo delle competenze, nel mondo della vita, più ricchi, più robusti, più preparati, per poter migliorare la propria vita. Questa è la scuola da costruzione. E invece la scuola da costruzione di cui lei parla sembra la scuola dell'anticostruzione, cioè non investimenti, non scuole, ma un po' più di lavoro da parte degli insegnanti, no? La scuola non del mercato, non delle imprese, non delle botteghe, non dei talent, cose che ho già più volte detto in molti altri video. Serve una scuola appunto delle risorse, degli investimenti e l'intelligenza, una scuola che non scimmiotti la televisione. Servono investimenti. Invece questo governo, come quello precedente, come quelli precedenti ancora, pensa la scuola come albero da potare. La scuola è un albero da tagliare. Questo è inconcepibile. Chiudo questo esempio. Abbiamo interventi su grandi opere, per grandi opere in tutto il paese, per cui si dibatte, si discute se bloccare o meno i soldi, ma non abbiamo un piano Marshall, un piano di grandi opere per la scuola. E ci sono i genitori che sono pronti a fare fiaccolate contro le prostitute, contro i migranti, contro i rifugiati, per la TAV, per qualunque cosa, ma non ci sono genitori che sono in grado di organizzare una sessione fiaccolata per avere una scuola sui propri figli. Genitori, sveglia, i vostri figli vanno in scuole che non sono messe in sicurezza, vanno in scuole a volte pericolanti, con poche strutture, ma vi organizzate, genitori, chiedete qualcosa di meglio per i vostri figli, chiedete che si investi non in F-35, in cacciabombardieri, in elicotteri da combattimento, in missioni militari le più disparate, chiedete soldi per le scuole, per gli asili, per gli ospedali in cui vanno i vostri figli, andate voi, vanno i vostri genitori, chiedete spese sociali, chiedete spese per il miglioramento delle vostre condizioni di vita, chiedete investimenti per ciò che fa di questo paese una democrazia. Invece le democrazie si svuotano giorno dopo giorno, con tagli, con impoverimenti, con ministri appunto che pronunciano frasi appunto improvvisate. E l'improvvisazione di chi ci governa oggi, di chi ci governava ieri, il cinismo di chi ci governa oggi, di chi ci governava ieri, trasforma questa malata democrazia in un simulacro di democrazia, in un feticcio ormai appunto vuoto. Parliamo di democrazia, ma le nostre condizioni reali di vita sono sempre peggiori. Parliamo di democrazia, ma le discriminazioni aumentano. Parliamo di democrazia, ma il gap tra nord e sud aumenta. Parliamo di democrazia senza sapere più cosa sia la democrazia. E questa è una responsabilità non solo da attribuire a chi ci governa, ma ovviamente a chi è cittadino e continua a dormire, e a un'altra categoria, gli intellettuali. Intellettuali di questo paese che da 25-30 anni stanno dormendo, sono diventate delle macchiette, spesso animate da voglia di apparire, macchiette al servizio di politici di turno, macchiette indolenti. Gli intellettuali hanno il compito di criticare la realtà per trasformarla, e trasformarla in ottica di maggior giustizia. Non devono trasformarsi in menestrei del potere o cortigiani. Servono degli intellettuali che mettono al servizio le loro capacità di analisi, di scrittura, per trasformare la società. E serve questo anche una classe di docenti veramente un po' più ribelle, un po' più rivoluzionaria. Basta con il docente esecutore. Domani, cari docenti del sud, e noi docenti che avremo qui al nord, dovremmo a scuola incrociare le braccia e chiedere le immediate scuse e le dimissioni del ministro. Invece domani si entrerà a scuola e si farà tutto esattamente come il giorno prima. Pertanto i nostri politici maleducati, prepotenti, cafoni, ignoranti, di qualunque colore, qualunque partito che siano, quando sono cafoni, ignoranti, possono dormire sonni tranquilli. Tanto
Tanto l'italiano è così, sta tranquillo e non si mette lì a provare a cambiare radicalmente le cose. Domani il mio invito è quello, riflettere con i ragazzi sulle stupidaggini del ministro Bussetti, sto per i buffetti, ministro Bussetti, governante dell'Italia, ancora convinto però forse di essere in Padania, che non esiste, va bene? Buona domenica a tutti, ci sentiamo in settimana.